Ma lo sapevate che l'ASL della Romagna è una delle aziende sanitarie più grandi d'Italia e nelle sue province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini conserva un patrimonio storico-culturale di oltre un migliaio di pezzi di valore tra dipinti, sculture, ceramiche e manufatti d'arte. Tutto questo è il frutto dell'intreccio tra le vicende storiche e istituzionali e la produzione artistica territoriale negli ultimi secoli. Tale patrimonio include anche le donazioni di grandi benefattori e medici, che tramite il dono e la gratitudine hanno contribuito a costruire il senso ed il valore del servizio sanitario di oggi. La dottoressa Sonia Muzzarelli dal 2002 svolge il ruolo di conservatore del patrimonio storico-artistico dell'ASL della Romagna e in una serata presso il Mulino Scodellino di Castel Bolognese ha raccontato storie e contenuti di questo patrimonio. Il patrimonio storico-artistico dell'ASL è costituito da circa 5.000 manufatti che si sono stratificati nel tempo partendo dal 1200 fino ad oggi. I manufatti sono quelli che noi troviamo, sono strettamente legati alla produzione artistica del territorio, quindi troviamo ceramiche, mosaici, ma anche strumentazione scientifica e anche i materiali che erano necessari per lavorare all'interno dell'azienda ospedaliera. Oltre a delle donazioni economiche per mantenere la vita di questi ospedali e anche favorire quella che era la cura dei pazienti, ci sono anche delle donazioni che sono fatte di oggetti, di manufatti, ma non dobbiamo anche dimenticarci che l'opera d'arte aveva anche una funzione curativa e raccontava anche quello che in qualche modo il paziente malato sperava. La ricchezza di questo patrimonio disseminato in un territorio vasto ha quindi fatto nascere l'idea di creare degli itinerari turistici, ma di un turismo lento, slow, da percorrere in bicicletta, magari con pedalata assistita, e naturalmente con qualche sosta enogastronomica. Dato che mi era stato chiesto di collaborare per una rivista e ho dovuto mettere in ordine tutto quello che era il patrimonio artistico partendo da un punto di vista geografico, ho costruito delle tappe di visita e stanno diventando una guida per il turismo lento, nel senso che entri nei piccoli borghi, puoi gustare quelli che sono i nostri prodotti tipici alimentari e questo bellissimo territorio e anche visitare quello che è il patrimonio storico-artistico dell'ASL della Romagna. La cosa appunto speciale che troviamo in questo luogo è il fatto che avvengono eventi a 360 gradi che abbracciano la cultura sotto tutti i punti di vista, sotto tutti i linguaggi che può attraversarla. È un paesaggio bucolico, pensiamo che sia proprio la peculiarità di questo luogo e sia anche quello che lo rende oggi speciale, come una volta era speciale per mangiare. Oggi non si nutre soltanto il corpo, anche con la produzione di farina, ma si nutre anche l'animo. È veramente speciale, ecco, come luogo merita un passaggio, una visita guidata per conoscere come funzionava un mulino e una visita non guidata per capire, per assistere a un evento che sicuramente troverete almeno durante l'estate, ma non solo.